stai facendo tantissimo per la città, in modo particolare per tutta la costa napoletana. Però un piccolo neo, Daniela, un rilievo, perché in redazione sono arrivato un sacco di lettere per quel molo borbonico pericolante. Sì, allora intanto voglio dire che i nei sono parecchi, non è solo quello del molo. Naturalmente il molo io l'ho preso a cuore molto tempo fa e ho fatto appunto, ho redatto una relazione per la città metropolitana, perché c'erano dei fondi, ci sono dei fondi per la manutenzione lungo la costa, e quindi oltre ad altri rilievi naturalmente ho posto l'attenzione sul molo borbonico. E in qualità di delegata ho esaurito il mio lavoro, perché ho fatto una relazione, l'ho inviata alla città metropolitana e al sindaco, e sto attendendo, diciamo, risposte. Non avendo potere di firma e spedizione veloce di un'azione da singola, incalzo e continuerò a incalzare finché non si raggiunga il risultato di riqualificazione di quel molo importante. Certo, noi in redazione abbiamo ricevuto veramente una valanga di mail, di messaggi che ci hanno veramente segnalato questa cosa, storici addirittura, che erano veramente contrariati. Qual è il passaggio successivo? Cos'altro puoi fare tu per questa cosa? No, cosa altro posso fare? Ripeto, ho fatto tutto, posso ancora continuare ad incalzare la città metropolitana affinché si appostino delle risorse economiche per mantenere il molo borbonico, e lo sto già facendo. Perfetto, quindi...